Fuchsia Times oggi è a Palazzo dei Priori per un importante appuntamento. Ci troviamo qui con il noto giornalista Pino Scaccia che ci può appunto parlare di questo libro importante sul tema della pedofilia. E, cosa ci può dire al riguardo su questo libro? Il libro è di Laura Ascano, sì. E sembra un romanzo, prima che cali il silenzio il titolo. Sembra un romanzo, racconta la storia di un padre pedofilo. In realtà, naturalmente, la scrittrice l'ha dovuto trasformare in un romanzo per non svelare l'identità dei veri protagonisti, ma è assai vicino alla realtà, sicuramente. Basti pensare che, secondo le cifre ufficiali, l'80%, ma c'è chi dice anche il 90% della pedofilia, dell'orrore insomma della pedofilia avviene in famiglia, in gran parte i padri, ma non solo, parenti stretti o amici di famiglia, insomma, zii, cugini, nonni, per cui è un fenomeno molto preoccupante. Insomma, noi talvolta andiamo a cercare l'orco chissà dove, in realtà l'orco sta proprio dentro casa. Quindi, secondo lei, quali misure bisognerebbe adottare per una forma di prevenzione? C'è una cultura magari ancora di omertà all'interno delle famiglie che non viene fuori, ecco, in Italia, come sì, soprattutto al sud? Il problema dell'omertà è un problema anche quello molto reale. Fino a poco tempo fa, addirittura, il fenomeno, che è vastissimo, era nascosto, se non addirittura negato. È chiaro che è cambiata adesso la cultura. Capisco insomma la vergogna magari di una madre che scopre il marito, insomma che l'orco è il marito, lo capisco, però è chiaro che al di là di quello che può fare la società, la magistratura, è un problema che va risolto all'interno. Stare molto attenti ai segnali che danno i bambini e seguirli da vicino, forse non è per fare discorsi difficili, forse la famiglia si è un po' disgregata, insomma, i figli, i minori sono spesso abbandonati a se stessi e magari non ci accorgiamo, insomma, se hanno problemi. Quindi innanzitutto la famiglia, poi naturalmente chiunque, la scuola, tutte le istituzioni, quelli che comunque possono accorgersi di qualcosa che, come dire, che non va in un bambino, ma innanzitutto parte della madre ci vuole il coraggio per spezzare denunciare questo autentico orrore. Secondo lei lo Stato tutela poi chi denuncia? Qui ci ricolleghiamo al discorso della violenza sulle donne, perché spesso hanno paura magari, ecco, le donne di denunciare, perché tanto alla fine dice non fanno nulla e quindi mi ritrovo magari con la persona sotto casa che mi aspetta di nuovo per cosa. Sì, tutela nel senso finché è possibile, beh. Spesso anche lì lo Stato è un po' disattento a quelli che sono i rischi reali, perché naturalmente poi mettiamo che appunto una donna denuncia il marito, è abbastanza semplice capire da dove è partita la denuncia, poi che si fa? Non è che si può mettere questa donna sotto protezione, bisognerebbe allontanare il marito, insomma ci vorrebbero misure diciamo parallele, certo. Per cui I reati ci sono, quindi anche la giustizia può fare il suo corso, ma non è facile appunto proteggere le vittime sono i bambini, ma sono anche i genitori, ci sono strutture che proteggono questi bambini, ma spesso sono abbandonate le madri, per esempio. Certo. Lei è stato inviato di guerra, ha visto anche, ecco, situazioni abbastanza drammatiche all'estero. Lei pensa che questa piaga sociale sia prettamente italiana o si può, ecco, trovare purtroppo anche in altre situazioni? Io ci sono delle zone nel mondo che sono i cosiddetti paradisi del turismo sessuale, no? Certo. Ricordo, sono stato in Thailandia, a Pattaya, dove c'è un intero quartiere, si chiama Walking Road, in cui le bambine, ma bambine di 9 anni, sono vendute, stanno in vendita, ma anche a Manila, per esempio, o in Sri Lanka, offrono baby, le bambine per strada, addirittura il portiere dell'albergo, cioè è chiaro che il fenomeno è mondiale.
il problema lì si raddoppia, perché addirittura, come dire, è consentito in qualche maniera, perché il turismo sessuale, anche se sessuale, ma porta molti soldi, e spesso certi paesi poveri come lo Sri Lanka, per esempio, non dico che proteggono, sarebbe eccessivo, ma insomma sicuramente sopportano questo che è un identico, cioè il problema della pedofilia, bisogna pensare, non è il reato in se stesso, è che tu praticamente uccidi il futuro di un bambino. Un bambino, maschio o femmina che sia, violentato a 3 anni, a 4 anni, in età giovanissima, è chiaro che se lo porta appresso per tutta la vita, minimo diventa a sua volta un pedofilo. Grazie.